E ciao a tutti qui da Abela FC. Emil Seide è ufficialmente un nuovo giocatore del Sassuolo. Prenderà il posto di Boga. L'attaccante norvegese arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Rosenborg per una cifra complessiva di 3 milioni di euro. Ma chi è questo giovane attaccante? Può fare bene in Serie A? Scopriamo insieme le sue caratteristiche e carriera, ma prima di partire mi raccomando iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo, lascia un commento qui sotto su quello che pensi di questo calciatore e vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Emil Coradsen Seide è nato a Finnsnes il 3 settembre del 2001, è un calciatore norvegese di padre haitiano e madre norvegese, ora attaccante del Sassuolo. Cresce calcisticamente tra Haiti e Norvegia e dopo molti anni nella squadra della sua città con il Finnsnes, nel 2017 viene scoperto dal Rosenborg che lo acquista. Seide è un esterno offensivo di piede destro che gioca soprattutto a sinistra, con caratteristiche simili a quelle di Boga. Il suo movimento naturale è quello di rientrare per cercare la conclusione oppure per servire i compagni che seguono l'azione. Un giocatore molto veloce e anche molto imprevedibile. Alto 175 cm, con una buona progressione, riesce a inserirsi bene negli spazi e a creare una grande confusione nelle difese avversarie. È un calciatore che si impegna molto in campo, che si mette sempre al servizio della squadra, molto bravo tatticamente, con una buona tecnica di base e carattere da vendere. Nello stretto è bestiale, con una rapidità e dribbling che possono mettere in serie difficoltà i difensori avversari. E con il Rosenborg sono state per il giovane attaccante norvegese 82 partite, 10 gol e 18 assist, vincendo uno scudetto norvegese, una coppa e una supercoppa di Norvegia. È da sempre uno dei migliori talenti del paese, da ricordare che è nel giro della nazionale ormai da molto tempo. Infatti ha già giocato con l'Under 17, 18, 19 e 21 e nell'Under 21 ha già 4 presenze e ben 3 gol. Avrà bisogno, secondo me, di un po' di tempo per ambientarsi in Italia e capire i movimenti e il tatticismo all'italiana. Dai numeri che abbiamo visto con il Rosenborg, deve anche migliorare, secondo me, il fatto di segnare di più. Numeri non alti, ci cioè ha fatto pochi gol in carriera fino adesso, ma il potenziale per diventare impattante quanto Boga c'è, visto anche la giovane età e quello che ha fatto vedere da sempre nelle categorie minori. È un calciatore pronto per esplodere definitivamente proprio qui in Italia, sempre titolare nelle ultime stagioni con il Rosenborg, un pilastro lì davanti che ha fatto la differenza nella vittoria di tutti quei titoli che abbiamo visto prima. E tu che ne pensi di Emil Seide? Può far bene al Sassuolo? Può far bene in Serie A? Mi raccomando, lascia un commento qui sotto, iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo, e vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Ci vediamo presto qui da Abel AFC. Ciao ciao!